Good morning, mister, master. Anzi, come suggeriva, come ho già detto ieri, il mitico Youssef, maestro Lynch, ma qui ci ritornerò a questo punto, tra poco. It's October 19, 2021, and it's Tuesday here in Naples, 74 Fahrenheit, around 22-23 Celsius. Questo significa che, insomma, quella giornata, sì, veramente, 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 veramente mite, come in questi giorni, in questo periodo. Non c'è quel freddo, quell'aria più fredda che abbiamo sentito negli ultimi giorni, cioè un po' più fresca, ma non comunque a quei livelli. Oggi pensavo a tre cose che riassumo qui brevemente, ma poi, cioè, sinteticamente, ma quello approfondire, legga in descrizione. Primo punto, appunto, come anticipavo all'inizio, mi chiedevo se poi lei, se le fa piacere questo fatto di essere chiamato, non solo da me, ma anche in generale, perché ovviamente lo faccio solo io, maestro, mister, master, oppure no, ma appunto, che è interessato, legga questo primo punto in descrizione per approfondire. Poi pensavo al fatto che certamente ho un hater, un odiatore nel mio weather report, appunto, almeno questo mi sembra aver scoperto e aver capito qualche settimana guardando gli ultimi video delle ultime settimane. Ma appunto, anche qui per approfondire leggete il secondo punto in descrizione. Poi pensavo al fatto che tra qualche ora caricherò sul mio canale, appunto, ovviamente principale tastiera, la mia ultima parte. Direi, forse c'era qualche piccolo extra, anche se non lo so, non credo, tratto altre stagioni. Comunque, la mia ultima parte, il mio del tributo, all'onore e rispetto a la prima stagione, appunto, del 2006. Sono stati 15 anni, corso di tra settembre e ottobre. Comunque, l'ultima parte di questo mio tributo alla tastiera, anche qui, appunto, per approfondire. Leggete il terzo punto, il terzo ultimo punto in descrizione. Anyway, as I just see from the window, I think he's visible there. Lei vede che abbiamo avuto, perché adesso tra l'altro sono le 6 di sera, sono riuscito a fare il weather report di giorno. Su questo poi dirò, farò un weather report specifico un giorno, perché non li faccio sempre di mattina, capita, dipende dai momenti, da quando riesco a fare. Appunto, dirò un weather report specifico, approfondirò questo punto sul tempo. Quindi mi sono messo vicino alla finestra, perché appunto essendo un po' più sera non si vede molto bene, anche se questo dipende, questo fatto che mi metto vicino alla finestra dipende da vari motivi, lo faccio anche di mattina, dipende da come mi sento quel giorno, da varie cose, posizione reputo migliore e così via, anche se comunque fondamentalmente ne ho due ormai, posizioni principali, questa e quella della sedia. In ogni caso, come ha visto, abbiamo avuto those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Io credo che anche domani, insomma, così almeno quello che ho letto, sarà così. Spero anche nei prossimi giorni. Ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro. But as always, we will see. Say that is so from the mythical window with the carved curtain. It's beautiful. Carved curtain today behind me. And it's a green roller shooter on the top. Aperta, ovviamente da parella verde. And finally, from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625. Have a great day, everyone, e un saluto particolare a Yusuf e Douglas. Le due persone che seguono più di tutti al momento il mio
Insomma, 2 mesi fa hanno accanito, diciamo, il mio weather report. Have a great day.